Ma io mi butto? Non mi butto? No. Ma sì. Dai, Luca, buttati, che morbido, tranquillo. Ma c'è un tappeto e basta! Abbiamo un sacco da fare! Ma figurati, Elana, atterrerai come una piuma, su! Abbiamo un sacco di... Ma la smetti di esagerare tutto, dai, abbiamo un sacco di passaggi segreti da trovare, lo sai? Hai presente come funziona la nuova versione di Minecraft? Tutti i passaggi segreti nuovi che possono essere creati! Sicuro c'è qualcosa nel quadro! I quadri nascondono sempre qualcosa! Mi hai dato qualcosa. Un'idea! Qui c'è una porta! Non è che possiamo utilizzare... Ah, il vecchio trucco... della porta glitchata per salire? Vediamo se hai ragione. Che hai ragione! Guarda qui! Di diamanti. Guarda che roba! Entra subito, Luca, datti una mossa! Ci sono un sacco... Ossa. Ah, che schifo delle ossa! Ma il diamante! Oh, allora ci sono davvero le cose preziose nascoste! Vai! Aspetta, ma sbaglio nella nuova versione di Minecraft? Le liane possono essere scalate anche senza blocchi dietro. Mi confondo? Sai che mi sa è giusto. Sì? Ed ecco qua. Aspetta. Un'altra stanza segreta. Qua bisogna fare il parkour. Cioè, non puoi fare così. Parkour, erano due blocchi in croce. Dai, Luca, datti una mossa. La prossima stanza, però, voglio che la trovi tu. Perché non te la stai cavando troppo bene. Se no, sfatica. Oh, hai trovato un bottone, Luca. Ma ha cambiato armatura. Non la possiamo nemmeno prendere l'armatura. Sarebbe bello. Ma scusa, se io mi metto tipo qui così. Cosa? Dici che. Ma sei sparito! Dove diavolo sei finito? Hai trovato una stanza segreta? Mettiti. Aspetta, dove che ci aggiungo anch'io. Ok, dentro l'armatura è... Hai visto? Guarda! Ma è bellissimo! Questa è una bella stanza. Il totem è tuo, ma dobbiamo ancora trovare altre stanze, Luca, dacci una mossa. Questo è sospettoso, come... Non è che c'è qualcosa qua dietro? Perché ho visto prima... Prima ho mosso... Prima ho premuto qualcosa. Si è aperta la scala! Si è aperto qualcosa veramente? Assolutamente, ti ho fatto non sei tutto stato io. Tu, ho premuto io quel pulsante. Ho avuto una fortuna pazzesca. Cos'è qua? No, mio! Oddio, dove siamo finiti? Dopo aver preso lo sperato... ci sono altre stanze segrete qui? Sto perlustrando qui, che è pieno di cose che si abbassano. Fai attenzione, che ti prendi qualche malattia, dai, su! Ma la smetti di spappolarti per terra, su! No, l'ho fatta apposta! L'hai fatta apposta! Vediamo qua cosa c'è. Qua c'è una... Cos'hai trovato? Oddio! Te l'ho detto, cosa che hai si fatto? Nascondeva sicuramente qualcosa lì dietro. Ma era un noteblock, quindi si possono fare passaggi segreti anche con i noteblock. E ovviamente hai trovato subito qualcosa, tu maledetto. Dai, su, abbiamo altre stanze da trovare. Hai controllato dietro il camino, Luca. Mi pare un ottimo posto in cui nascondere qualcosa. Ma guarda te, l'ho azzeccato. Interessante, l'ho azzeccato subito, era dietro il camino. Ma nemmeno il tempo di andare a vedere. Vabbè, ci ho pensato, me lo sono trovato davanti. Ho capito subito che era una stanza segreta. Aspetta. Hai cosa trovato qualcosa, Luca? Dove sei finito, passaggio? Poi? Come? Un passaggio? Sotto la scrivania. Era chiuso così. Bellissima la doppia botola. Sfruttando le botole della nuova versione. Guarda che roba. Questo è bellissimo, Esplo. Dobbiamo fare anche a casa questo passaggio segreto. Luca, ma ti ha mangiato vecchio, un pavimento? Il vecchio dove sei finito? Del pavimento che vecchio trucco? Ti mangia. Se metti queste sotto i tappeti, Esplo, ci puoi andare. Hai ragione, ma è bellissimo. L'abbiamo già visto. Questo era sin troppo segreto. Oddio mio, dove siamo finiti? Preferivo la casa di prima, qui è umido. Anch'io, guarda che roba, siamo tipo in una... In fondo al mare. In fondo al mare siamo finiti. In fondo al mare. Ma ci possono essere delle stanze segrete in questo posto così grande? È enorme, come cosa. Guarda! Ma cosa fa? Ma non tirare leve a caso, Luca, che è pericoloso. Ma ci sono le farm automatiche. Patate. Ma ci sono dei villager qui, guarda che roba! Ma anche loro forse sono... mi sa, la loro casa. Questo è il loro villaggio, secondo me sono prigionieri come noi, anche loro devono trovare le stanze segrete, ma non le hanno ancora trovate, forse. Vediamo cosa c'è qui intorno. Ci sono dei... Ma ci sono dei tridenti, guarda che roba, Luca! Ma come hai fatto a schivarlo? È incredibile, vabbè, prendine uno tu, non si sa mai che potrebbe essere utile. Qualcosa dietro il quadro, magari? Ho rotto un uovo. Luca, ho rotto un uovo e si è aperto un passaggio. A casissimo. Ho pinto le uova. Sì, ma Luca, ma l'ho già aperta. Ma porca miseria. Ma guarda che mi chiudi dentro se continui a premere l'interruttore a caso. La stanza dello smeraldo. Eccolo qua, subito. Espi, vieni a vedere che bello. Cosa hai trovato?
Questa stanza è bellissima e mi sa che ho anche notato un qualcosa di strano. Questi sono fatti così, mentre questo è fatto così. Ah, dici che è un meccanismo per attivare una stanza segreta. Se vuoi un sacco di patate, Luca. Prova a buttarcela dentro. Aspetta, aspetta, guarda, guarda che lì in alto c'è il buco. Ah, dici che vanno a attivare qualcosa? Vai, patata! Fai patata! Sì, adesso non fare la gara chi ha la patata più veloce, Luca. Se vuoi ne buttiamo anche un'altra. No! Ho sentito qualcosa! Si è attivato veramente! Ma che spettacolo! Niente quadro è controllato, sì, questo sì. Sì, ma non disturbarmi che sto raccogliendo un sacco di esperienza qua. Potrebbe esserci utile in qualche maniera. Aspetta! C'è qualcosa di molto strano in queste chest, Luca! Ho trovato l'incantesimo che ci serve! Cosa stai facendo? Ma a caso, che chest era? L'hai controllata tutti? No, nelle prime era qui in basso, è stato molto facile da trovare. E mi sa che ho anche un'idea di come incantarlo. Una bella incudine con un tridente e un incantesimo Riptide. Così in teoria... Ah no, aspetta, non mi sono fatto nemmeno un po' di esperienza, scusami. Ok, allora sono sicuro. Dobbiamo trovare un posto dove usarlo. Però Luca, io inizio a pensare che anche... che anche questi... questi cubetti di acqua possono essere utilizzati. Aspetta, che ho visto qualcosa. Certo, espi sicuro le pozzanghere. Te l'ho detto che erano. Ma non solo le pozzanghere, guarda cosa. Anche prima il fiume che ha attivato tu prima. Guarda che roba. Qui c'è... passaggio segreto. Dritto. Diciamo che 50-50 questo segreto. L'abbiamo scoperto entrambi. Ed ecco qui la mela d'oro. Country road, Take me home. To the place I belong. Eccoci qua. Cos'è questo posto? Un posto carino. Dai, guarda. Ma siamo in una fattoria. Qui sarà bello complicato, È assolutamente enorme. Guarda quanto grande è questo posto. Ma c'è una canna da pesca qui, Luca. Non l'hai vista? Com'è che si fa raccogliere? L'ho raccolta. Ora ti posso prendere all'amo. Vieni qua, maledetto. Vai via. Luca, ascolta un attimo. C'è qualche modo per fare un passaggio segreto con un composter che tu sappia? Perché questo un è strano. Composter? È messo qui, è l'unico che vedo. Sai, è un blocco abbastanza strano, Fai così? Aspetta, così puoi entrare all'interno. Aspetta, ma se riempiamo il composter e poi... E poi lo attiviamo, cosa succede? Io quasi farei una prova. Luca, andiamo a raccogliere qualcosa per compostare. Facciamo un bel po' di casino qui. Prendiamo tutto il grano che ci serve per fare il nostro compost. Allora, mettiamo un po' di grano. E mi sa che mi serve altro grano ancora, porca miseria, non ce n'è abbastanza. Consegna di grano per il signor Espi. No, perfetto, ti stavo aspettando da un sacco. Piano però. Ok, adesso se... oddio, si è attivato, ma che è successo? Rubato. Ma come se l'è rubato? Prendaci il coso. Ecco, mi hai fatto perdere il passaggio. Bisogna mettere altro grano, complimenti. Ok, vai. Ora posso chiudere così e... vediamo se funziona. Adesso attivo... ha funzionato! Va bene! Basta entrare nel composto e togliere quello che c'è dentro. Guarda che ci ha azzeccato, lo sapevo io! Forse un ascensore per risalire, vediamo! Come funziona, che spettacolo! Guarda cosa c'è! C'è un blocco fuori posto! È tipo di un colore diverso rispetto al resto. C'è un quadro, no, una mappa. Una mappa, dici? È un po' sospetta come cosa, esaminala un po', prova a premere un po' a casaccio. Cosa hai trovato? Guarda, mio! Una vanga! Cosa vuoi fare con quella vanga? Vuoi scavare in giardino, Luca? Io ho trovato dei barili qua. Aspetta, c'è qualcosa di strano qui. Non è che è un minecart? Bisogna... aspetta, hai ragione! Potrebbe essere un minecart, fammi provare con una cosa. Forse lo devi tirare da qualche parte, Espi. Hai ragione! Allora, prima lo prendo così... e poi... lo tiro a destra, infatti si è spostato, guarda che roba! Quanto era bella sta scala, oltretutto, è venuta fuori troppo bene. Che spettacolo! Dai, andiamo! Abbiamo trovato... che bella la stanza dello smeraldo! Ma è una serra! Che cos'è questa piantagione? Non lo so che piantagione sia, secondo me... un po' segreta. È insalata, però è insalata alta, di quella tanto alta. È un'insalata un po' strana. Qua abbiamo un blaze, però... con un sacco di fumo attorno, secondo me lui lo sa di cos'è questa piantagione, però direi che non è il momento di indagare. È qualche posto dove potrebbe nascondersi. Ma sì, Luca, non ci hai pensato. Quel blocco strano di prima, non ci hai pensato. Quello di colore diverso, questo dietro al campo di grano. Su.
Oh, 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 sotto, oh, 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 te l'avevo è detto mio, io. Ah, l'ho premuto per primo io. Dov'è il passaggio segreto? Che è tutto sto casino? Ah, non lo so. Eccolo qui. Vabbè, diciamo al 50%. Ma 50% mio, 50% tuo. È un tempio. Bellissimo. Guarda il fumo. Eh sì, tu sembra pensare al fumo. Dai, usciamo. Oddio, questa volta dove siamo? Cos'è questa? Una libreria? Questa volta è grandino. Io proverei a premere altri pulsanti. A chiedere al libraio qua. Espi, guarda sopra. Cos'hai trovato? Cosa sono? Tre pulsanti. Sono piccolissimi. Che strano. Vabbè, quella roba. Ho trovato un leggio molto strano. C'è scritto tipo pagina 7 qui sopra. Poi c'è una chest con altra esperienza. E poi ho trovato anche degli incantesimi. Ah, dannazione, sono per una balestra. Cosa diavolo ce ne facciamo? Hai trovato per caso un fiore da queste parti? No. Perché secondo me si può completare questa cosa. Mettere due fiori e succede qualcosa. Perché è strano che ce ne sia soltanto. Ma come, bastava spostarlo? Pensi sempre troppo complicatamente, Espi. Ma porca miseria, cos'è sto posto? Inquietantissimo. L'inferno! Per quello che abbiamo fatto, abbiamo postato un fiore. In questa cesta ci sono tipo dei lingotti di ferro e del legno. Cosa diavolo significa? Qui ci sono delle frecce. Delle frecce, hai trovato? Dobbiamo fare un arco. Dici, no, dobbiamo fare una balestra, Luke. Ho trovato gli incantamenti per la balestra. Che ne dici? Potrebbe essere una buona idea. Secondo me c'è qualcos'altro con sti fiori. Magari c'è qualcosa. Un barile? Ma dov'è il barile? Cosa diavolo? Oh no, Luca. Sa che ho trovato un passaggio segreto sotto il tavolino. Stavo indagando qui perché mi sembra molto sospettosa questa apertura senza un'apertura. Un barile nascosto. Ah, dannazione, non chiudermi dentro! Ah! Hai trovato uno dei passaggi segreti più belli. Sì, ma ho rischiato di schiattarci. Dai, Luca, datti una mossa, sennò si chiude. Hai visto? Oppure lo faccio chiudere io così. Non chiudermelo addosso. Qui? Io nel frattempo ho trovato un'altra chest. Mi sa che sì che possiamo fare una balestra, assolutamente. Aspetta, ma pensi che sia una coincidenza che ho trovato un incantesimo per sparare tre frecce alla volta? Non credo. E allora, Luca, visto che non ho la più pallida idea di come si faccia una balestra, perché sono abbastanza ignorante... Ah, dammi qua. Tac. Mi manca quello. Facciamo così, fai cosà. Boom. Fatto? Oh, allora sgancia, che la incanto. E vediamo come... No, non caricarla. No, non minacciarmi, Che cos'è sta storia? Ma ti pare? Cosa vuoi, il portafoglio? Dai, su, che te la incanti in un attimo. E abbiamo la nostra balestra. Cosa faccio? Metto pure la quick charge, già che ci sono. Sì, poi facciamo l'arma finale. Mamma mia, è partita subito. Perché così posso provarlo un pochino su di te. Disgraziato, meno male che non ci possiamo picchiare. Guarda lì sopra. Ok, quindi dici che basta fare così. Quasi. Così vicino. Ma è casuale come cosa. Ogni tanto va, intanto. Era il punto questo, ti ricordi? L'avevo visto all'inizio. Ah, ma era tutto calcolato allora. Guarda che... ma questo ascensore... Ti conviene andare... Ti conviene andare giù subito prima che tocchi terra. Ho trovato, mi sa, l'oggetto finale. Mi sa la di sì, del sai. Nether. Andiamo, Luca. È molto inquietante come cosa, però... È lì. Direi che... La possiamo prendere? 3, 2, 1... Nostra! Cosa diavolo? Corri! Ok, corro, non sarà quello dice ancora. Dove andiamo? È qui in alto. Via. Premi il pulsante. Su. No, mi fai cadere. Sei rimasto giù, Luca. Ti ricorderò per sempre. Ti farò una bella tomba. E ogni volta ti verrò a mettere i fiori, Luca. Va bene. Credo. Perfetto, sono contento che tu sia contento lì sotto con il Wither. Io me ne torno a casa, ho un sacco di stanze segrete da costruire.